troppo fumo, alle 4 del mattino vi hanno bussato per entrare e riuscire a cercare di salvarsi, però... Sì, abbiamo sentito le grida, le scale erano già, quando abbiamo aperto la porta, le scale erano già totalmente invase dal fumo. E niente, sono entrati, gridavano che c'erano i bambini sotto, ma non si poteva più scendere perché le scale erano totalmente invase dal nero fumo, dal monossido di carbonio, non si poteva più respirare. Però uno dei ragazzini, quello più grande, era lì. L'impressione che ho avuto è stata che che fosse salito, perché adesso non ricordo più. E certo, poi è sceso sotto, forse perché anche suo padre hanno provato a rintracciare Raniero, il più piccolo. Sì, no, non so quale dei due in realtà fosse rimasto sotto. Comunque, fatto sta che praticamente poi non sono più saliti. E voi siete riusciti a uscire? Noi siamo usciti siamo scappati dalla... Siccome già tutto l'appartamento era stato invaso dal fumo, c'è tutto il fumo anche da fuori, siamo usciti, ci siamo arrampicati sul cornicione e siamo passati in un appartamento accanto, prendendo i bambini in braccio e con Gianmaria ha preso i bambini e me li passava a me. Il padre dei due, sì. E quindi abbiamo salvato sia i miei figli che i suoi due bambini che sono sopravvissuti. Quelli più, due più piccoli. Sì. E i soccorsi sono arrivati dopo 20 minuti. Guardi, io non mi ricordo neanche l'orario in cui è successo, cioè praticamente il tempo è sembrato un'enormità, non potrei neanche dire esattamente quanto tempo sia passato. Però non voglio dare. Non voglio dire che ci sono, diciamo, delle che sono arrivati in ritardo, è che lì stando là sul cornicione non è un'esperienza certo. Particolarmente piacevole, specialmente con dei bambini in braccio. Grazie.